Esistono persone nelle nostre vite che ci rendono felici per il semplice caso di avere incrociato il nostro cammino. Alcuni percorrono il cammino al nostro fianco, vedendo molte lune passare. Gli altri li vediamo appena tra un passo e l'altro. Tutti li chiamiamo amici. Anche amicizia ha i suoi comandamenti. Innanzitutto il rispetto per i segreti avuti in dono e per quelle lacrime che ha la fortuna di asciugare. Perché le lacrime sono racconti ed i racconti di un amico sono piccole perle da conservare nello scrigno del cuore. Vanno sempre custoditi prima, durante e dopo il loro vissuto. L'amicizia non rinfaccia, non ricatta, non chiede e non si aspetta esclusività. Non vuole palcoscenici per i suoi abbracci né spettatori indiscreti. Non dice mai ti ho fatto, ti ho difeso, ti ho aiutato. L'amicizia aiuta, ascolta, difende, abbraccia, sorride e piange le tue stesse lacrime mentre ti stringe a sé. Lo fa in silenzio, senza gesti eclatanti. Non attende applausi e sa inchinarsi alle proprie mancanze e torti. Lo splendore dell'amicizia non è la mano tesa, né il sorriso gentile, né la gioia nella compagnia, e l'ispirazione spirituale. Quando scopriamo che qualcuno crede in noi ed è disposto a fidarsi di noi. La vera amicizia è una pianta che cresce lentamente e deve passare attraverso i traumi delle avversità perché là si possa chiamare tale. Avere un amico è un dono. Essere amico è un onore. Con l'amicizia, Renata. L'amicizia non si vanta in giro, l'amicizia non si vede, si sente. E non diventerai mio amico perché vuoi esserlo, ma lo sarai se non te ne frega niente. L'amicizia non nasce solo perché abbiamo parlato due volte. E anche se ci conosciamo da una vita, dai, non siamo amici necessariamente. L'amicizia dice tutto in faccia e non ha paura di far male per fare bene. Ma se è una cosa vera, anche se c'è un interesse, non muore. Io non so che cos'è l'amicizia, ma so cosa non è l'amicizia. E l'amicizia non è come il tempo, perché quella vera non passa mai. È un amico che è furbo e scorretto, preferisco un nemico ma onesto. Perché un nemico almeno mi può insegnare che non devo essere come lui. E allora è chiaro che due sono amici veri fino a quando non se ne rendono conto. Quando cominciano a pretendere il rispetto reciproco stanno toccando il fondo. E allora parlami di cose che non mi hai detto mai
e dimmi veramente chi sei. Ti riconoscerò se ti conoscerò e tu mi riconoscerai se mi conoscerai. Io non so che cos'è l'amicizia, ma so cosa non è l'amicizia. E l'amicizia non è rispettarsi, perché rispettarsi non si parla mai. Ma quando sbagli un amico ti apprezza e le tue convinzioni le accetta, perché accettarsi è il verbo migliore, è il più importante mattone per costruire l'amore. Che può aiutarmi a capire che si può sempre guarire, che si può sempre parlare per costruire l'amore. Ma quando sbagli un amico ti apprezza e le tue convinzioni le accetta, perché accettarsi è il verbo migliore, è il più importante mattone per costruire l'amore. Perché fare l'amico non è proprio uguale a essere amico, e ora scegli cos'è l'amicizia.